Primissimo unboxing profumato del vostro capitano qui su YouTube. Come potete vedere oggi siamo in tenuta da casa, in felpa col cappuccio. Alle mie spalle potete vedere il blu e il rosso, angeli e diavoli, la dicotomia tra il bene e il male. Siete pronti a farvi male? Sento già i portafogli che piangono. Primo spacchettamento selvaggio in compagnia, let's go! Ah, che bello, non vedevo l'ora, sto gongolando. Allora, qui davanti a me, voi ovviamente non potete vedere, però ho collocato un po' di pacchi, qualcuno più grosso di altri. Avevo fatto un brevissimo sondaggio su Instagram, con oltre 200 e passa voti. Avevate votato tutti quanti 100% sì, voglio vedere un video unboxing del capitano. Ormai a fare video ci ho preso un po' gusto, spero che questo l'abbiate capito, quindi andiamo. Perfetto, partirei dalla strega del castello. Questo unbox che mi è arrivato qualche giorno fa, la social media manager del brand mi disse che stavano in sorta facendo un rebranding, un revamping del marchio e quindi avevano piacere di inviarmi un discovery set, presumo che lo chiamano Codex Olfactorium, una cosa del genere. Da quello che ho capito hanno cambiato etichette, presumibilmente anche packaging, e avranno anche un po' magari rivisitato le fragranze o magari no. Io trovo che sia sempre una cosa interessante vedere anche gli stessi profumi sotto una nuova luce, perché è inutile che ci giriamo intorno. Il packaging, o in questo caso proprio l'occhio, vuole la sua parte. Il box lo abbiamo. Pensavate che mettessi anch'io a fare il clown? No, unboxing tradizionale, e quindi mi avvalgo del mio fedelissimo amico Cutter, o come piace italianizzarlo a noi, Cutter, anche noto con il nome di taglierino. Vediamo di non farci male. Allora, vediamo che cosa c'è dentro. Allora, booklet. Non è profumato, materiale illustrativo, scusate perché sto leggendo, non è proprio scriptato per niente. Breve presentazione del marchio, qui presumo che ci siano delle piramidi, ma modus operandi, prodotti, non è breve presentazione sempre del marchio. Poi, ho fatto un macello perché è pieno di pezzi di carta e di cartone protettivi. Questo è un travel, credo, sì. Vediamo. ML del flacone, non ci sono esternamente. Comunque è Violetta Mannara, che è la fragranza che avevo scelto. Mi era stato chiesto di scegliere una fragranza da poter sentire. E io ovviamente, incuriosito un po' dall'artwork di questa Violetta Mannara, il fatto di voler giocare anche con il nome, o in questo caso cognome Mannara, non ho letto lo storytelling e l'ispirazione del profumo, presumo che Mino Mannara c'entri qualcosa, viste le illustrazioni della fragranza. Andatevela a guardare perché non voglio essere censurato, demonizzato su YouTube. Andremo poi a sentire la fragranza. C'è un bel libricino con... qua ci sono tutte le offerte del marchio. Bello, molto, molto... No, ma che bello! C'è una dedica scritta a mano. A Simone, benvenuto nel mio mondo stregato. Ah, ovviamente dimenticavo, è firmato da Caterina, perché per chi non lo sapesse, Caterina è il naso, è la strega del castello alla fin fine. Oddio, sono tre sorelle, però in questo caso è stato firmato da Caterina. Prima di usare la fragranza voglio avvalermi di nuovo del mio bellissimo aiutante, bellissimo e sicurissimo, perché c'è anche qualcos'altro che non mi aspettavo. Guardiamolo insieme. Zoom, vai, fai focus camera. Questa è la Colonia di Genova ed è un bagno schiuma. Adesso ovviamente snasiamo. Molto buono. Agrumato, legnosetto, saponoso, bello pulito. Questo io sto già guardando gli ingredienti, gli allergeni, sto cominciando a processare per capire di quale può essere la piramide. È verniz prunasti extract, quindi ha anche muschio di quercia naturale, un sacco di agrumi e di spezie, vedo. Molto carino, lo testerò, vi farò sapere. Buonissima la profumazione. Sfogliando il libricino ho trovato due cose interessanti nel mentre. La prima è la foto della Kate, di Caterina, giusto per farvi capire chi è la strega nel castello. E ho trovato
l'artwork di Violetta Mannara, ve lo faccio vedere brevemente. Sto cercando di capire se si mette a fuoco. Non so a voi cosa sembri, ma per me è abbastanza chiaro. Ispirazione della fragranza, ideale per chi desidera creare un'atmosfera di mistero e stimolazione nella propria vita quotidiana. Io sono curioso e ovviamente ho la mia mouillette e adesso lo testiamo in diretta. Allora, già sento che sa di violetta, ma questo mi sembrava abbastanza ovvio. Molto buona, allora non è particolarmente polverosa e questa è una cosa che mi fa tanto piacere perché io non sono proprio un amante delle violette classiche miste finto iris muschiatone che sforano sempre nel talcatone nel pulito. È davvero carina, scura, la definirei una violetta gotica, mi sembra un aggettivo abbastanza calzante. È sicuramente terrosa, umida, verde, anche con questi accenni di benzene, di foglia di violetta. Davvero buona, tra l'altro hanno questi profumi, hanno un rapporto qualità-prezzo allucinante, davvero valido. Io in passato ho avuto la sua vaniglia verde e anche la lavanda barocca, adesso che ci penso, questi due. Però vi dirò, sono contento di aver scelto un po' a scatola chiusa l'ultima uscita perché mi piace di più delle altre due che ho avuto, a dire il vero. Non che le altre due fossero cattive, assolutamente. Questa però rientra più nelle mie corde, davvero buona, bella violetta, complimenti. Bueno, prossimo pacco, qui parliamo di skincare. Questo è, ve lo faccio vedere brevemente, proprio ai fini dell'unboxing. Questo è l'ultimo acquisto che ho fatto da Min Cosmetics. Vi ho già parlato, ah che bello, vi faccio vedere il box perché merita. Scusate, ve l'ho fatto vedere tante volte su Instagram se mi seguite. Anzi, a proposito, seguitemi assolutamente su Instagram perché là sono attivo giornalmente, pubblico storie, brainstorming, analisi di sample e ci facciamo anche qualche risata. Potete scrivermi in privato, io rispondo sempre. Comunque, tornando a noi, vi faccio vedere lato buyer, lato acquisitore, lato spettatore. Cosa vedete quando aprite un pacco di Min? Perché per me è stupendo. Tadan! Guardate che figata! Con tutti gli step della skincare routine coreana, lo slogan Good Skin is Always In. Assurdo. Marketing done right. Allora, sconto 10% sul mio prossimo acquisto e poi partiamo dai campioncini. La Aqua Gel Cream della Meisani che ho già provato, Squalene Bakuchiolo Sleeping Pack della Ondo, mai provato, molto interessante questo. È un Sicaluronic Toner, un toner sarà con lo ianuronico e non so che cosa perché è tutto scritto in ideogrammi. Vabbè, poi, questa che cos'è? Dottor Althea Squalene Silk Mask. Ah, questo era il regalo con il mio acquisto, la proveremo. A proposito di Instagram, questa sicuramente ve la posterò perché sapete che mi piace far vedere come le maschere non calzino per niente con il mio faccione enorme, però vabbè, ci facciamo una risata anche qua. Veniamo a noi e a quello che ho comprato. Oh, veniamo a noi ai miei acquisti, quello che realmente ho preso. Numero uno è il Balancing Scalp Pack della Rated Green. Stiamo parlando nello specifico di una maschera al rosmarino Cold Brew. Avevo già preso il formato campioncino, mi è piaciuto un sacco, l'ho quasi finito e quindi ho preso la full. A chi mi sento di consigliare questa maschera, questo trattamento post shampoo? A tutta la gente che ha capelli grassi e una cute sensibile, facilmente irritabile e quindi una maschera come questa è perfetta per ribilanciare un attimino la cute ed anche per rendere i capelli un po' più leggeri, più pomposi e lasciarli respirare. Ottima, ottima, ottima. Poi, sempre della Rated Green, ho preso l'Energizing Scalp Spray. Questo qui lo avevo provato in passato e non saprei proprio come definirlo. È qualcosa che si avvicina ad uno shampoo a secco, in pratica uno spray, quello che danno volume ai capelli quando uno non ha voglia di rilavarli oppure ce li ha comunque particolarmente sciupati, li rende ancora più pomposi, gli dà un bel volume. Io non è che abbia tanti capelli, quindi me ne basta veramente poco. Però davvero questa linea a me ha... questa Rated Green ha colpito veramente in maniera positiva. Sto testando un prodotto dopo l'altro e finora mi hanno colpito tutti. E poi per finire un siero allo ialuronico abbastanza basic. Questo qui non l'avevo mai provato, è l'Hydro Boost Serum della Village Eleven Factory. Guardiamo com'è la boccettina, sarà la classica
Il classico flaconcino di siero, questo lo buttiamo alla Marco Variale, che saluto. Ciao Marco. E questo qui è il packaging classico, classica bottiglietta di siero. Davvero carina, però è minimal, molto molto bella, in pieno stile coreano. Quando io utilizzo l'acido ialuronico in siero e perché? Allora, capo primis, nella mia routine notturna, se sono stato fuori casa ho bevuto poco, quindi mi sento la pelle parecchio disidratata e tirata, ma soprattutto la chicchetta, ve l'ho già detta più volte su Instagram, è dopo essermi fatto la barba e prima del balsamo. Io che ho la pelle molto sensibile, si irrita facilmente, si secca facilmente, non mi faccio il contropelo, mi rado solo con wet shaving con rasoio a mano oppure con quello di sicurezza, ma da quando utilizzo lo ialuronico prima di mettermi il balsamo, ragazzi, la mia esperienza post rasatura e la mia pelle è veramente cambiata da così a così, o meglio al contrario, si dovrebbe fare da così a così. Allora, qui ci vorrebbe la canzone di Britney Spears, Oops I Did It Again. Ho preso un altro Ensarud. Guardate il packaging dei nuovi 15 ml, che bello. Diciamolo, mi sembra un po' il logo di Gucci. I.O. Ensarud. E al suo interno che cosa mai ci sarà? Scopriamolo assieme. Vediamo se si tira fuori. Oh yes! Mi sono preso un bellissimo Santal Sultan, appunto di Ensarud, in 15 ml, perché ho le mani bucate. Allora, gente, per chi non fosse familiare con questo marchio, qua parliamo di profumeria naturale a livelli estremi. Utilizzo di materie pregiate, materie esotiche, purtroppo in alcuni casi per alcuni anche materie animali. Non è il caso, mi sembra, di questo Santal Sultan, non dovrebbe esserci note muscate animali, o forse sì, non mi ricordo molto bene. No, adesso che ci penso, forse ci deve essere un po' di muschio di cervo, ma non ne sono poi così tanto sicuro. Comunque, vabbè, torniamo a noi. E ragazzi e ragazze, i suoi profumi sono uno più buono dell'altro e Santal Sultan non è sicuramente un'eccezione. Questo l'ho già sentito, mi è arrivato al lavoro, dovevo aprirlo, dovevo inondarmi di Santal Sultan, lo rispruzzo giusto per ricordarmelo e recensirvelo brevemente. Ok, se ne sono appena andati tipo 57 euro di profumo, sto scherzando, però di sicuro un paio di euro. Mamma mia, Dio che buono! Questo profumo è... rasenta forse la perfezione se dobbiamo parlare di un profumo incentrato sul sandalo, perché non ha né la componente puramente lattea, cremosa, calda e con accenni ambrati del Santalum Album, ovvero del Mysore, del sandalo indiano, quello che un po' tutti conoscono o credono di conoscere, e magari le dimensioni più muschiate e legnose dello Spicatum, dell'Osiris, quindi di varietà un po' meno conosciute ed anche utilizzate o imitate in profumeria tradizionale. È un'amalgama, cioè, che è pazzesco questo profumo, perché è artistico, trasuda materia prima, ottima, veramente di ottima fattura, però risulta essere unico, elegante, versatile, originale, cioè è... Come dico io più volte, o meglio, come ho detto io più volte, risulta veramente difficile fare un profumo avvincente, interessante, accattivante, ma allo stesso tempo anche versatile. Non è da tutti. Io ci sento un muro di legni, note aromatiche ed agrumate in testa ed un bellissimo cuore floreale e polveroso. Vado a vedermi le note perché sono curioso. Non ho idea di cosa sia cambiato tra questa e un'altra versione. Adesso vi dico anche dove andarvi a vedere piramidi di fragranze del genere, a parte dal sito ufficiale del brand. Però c'è un database carino e non è Fragrantica. Allora guardate, è Parfumo. Questo è Santal Sultan. Guardate Parfumo, molto interessante. Allora, che cosa dicono? Tanto me lo snaso di nuovo. Madonna, che buono. Lo traduco nel mentre. Ambra, legno di cedro, gelsomino, limone, mimosa, muschio, sandalo Mysore, patchouli, rosmarino. Ecco cos'è che era. La nota pungente aromatica. Rosmarino che taglia la testa. Al toro. No, nel senso che c'è una testa graffiante, verde, ed è rosmarino. E sandalo Timor. Ecco cosa aveva. Non spiccato, ma Timor. Niente, signori, è un profumone. Sentitelo se potete. Prendetelo blind se volete. Io non sono qui a tentarvi. Ho messo a posto il colore, il blu e il rosso, per fare sia l'angioletto che il diavolo, sta a voi. Adesso parliamo di un altro marchio molto interessante che ho già trattato più e più volte sul mio canale, per chi mi segue da un po'. Vi farò vedere brevemente la presentazione di un profumo e poi li snaserò tutti e tre. Lo apriamo assieme. Questo sembra magnetico, è in cartone. Piccola dedica e dentro il profumo. Allora,
Questo è il primo di tre fragranze della nuova linea naturale e se riesco a tirarlo fuori vi dico quale cavolo è. Ho qui tra le mie mani il mitico Tabac Mystique, questo l'ho desiderato tanto, tanto, tanto. Logo di Katana anche sul tappo, non so se da qua si riesca a vedere qualcosa, comunque molto carino. Allora, tutto sommato il vecchio packaging era migliore, inutile girarci intanto intorno. Però Katana qua ha optato per una collezione, madonna che buono, per una collezione decisamente più abbordabile, perché per tabacco e vaniglia, che è l'altra fragranza che sentiremo dopo, mamma mia, che buona che è, perché io questi li avevo già sentiti in sample, non li avevo sentiti in full size ma in sample sì. Dicevo, tabacco e vaniglia costano sui 170 per 30 ml, che per una fragranza completamente naturale che contiene materie costose come soluta di tabacco, vaniglia, oud ed altre robe, è molto molto abbordabile come prezzo. Finora i suoi profumi sono sempre stati, mi sembra, sopra i 200 euro, quindi molto apprezzato questo cambiamento per quanto mi riguarda. Allora, sentiamo questo tabacco. Fortissima l'apertura, me la ricordo, a me piace un sacco. Allora, l'apertura di questo profumo è qualcosa di allucinante e credo che sia però paradossalmente la parte più difficile. Allora, se non vi piacciono le spezie, mettete giù questo profumo, non fa per voi, perché questa fragranza Tabac Mystique ha un vagone, no, ma che un vagone? Ha un container di spezie, un container. Eugenolo a palate, quindi chiodi di garofano, pepe nero, cannella, veramente. Allora, mi ricorda un po' il Bayram o il Bayroom, quei dopo barba, quegli aftershave da uomo che sanno appunto a chiodi di garofano, legni, cannella, alloro, quelle vibe molto maschio associate alla toilettatura e al mondo della rasatura maschile. Buono, buono e molto chiassoso anche inizialmente, perché le spezie spingono parecchio. Il fondo poi è pazzesco, perché dopo 2-3 ore la fragranza vira verso territori più appunto tabaccosi, legnosi, leggermente polverosi e vanigliati, ma attenzione, non è un tabacco dolce questo. Scordatevi dunque l'ennesimo tabacco vanille. Buono. Ovviamente questo ve lo sto dicendo non perché sto leggendo la piramide o perché recensisco un profumo appena mandato, ma appunto prima avevo preso Discovery, prima di acquistare Tabac Mystique. Promosso a pieni voti, questo entra nella mia prossima classifica di tabacchi, ve lo consiglio assolutamente. Un tabacco unico, naturale ed originale. Se siete gli appassionati di profumi e dei collezionisti di chicchette rare del genere, super approvato. La seconda fragranza della linea naturale, come in parte vi avevo anticipato prima, è Symphonie de Vanille, appunto sempre di Katana. Giusto per ricordarmi di cosa sa questo profumo, perché ripeto, l'avevo già sentito da campioncino prima di comprarlo, perché anche questo l'ho comprato. È un... viene da ridere perché non so mai cosa dire, è un profumo buono. È esattamente come l'ho descritto e come me lo ricordavo. Un vanigliato dolce, acquerello, non è poi così denso, piacevolmente fumoso, scuro, misterioso, floreale, godereccio, godurioso. E poi cioè, ovviamente dolce, non è che perché la vaniglia sia naturale significa che è amara, amarotica. Sì è balsamica, sì è fumé, sì è legnosa, però sempre comunque dolce, è davvero ottimo. Terzo ed ultimo profumo della nuova linea naturale Katana è Oud Chaotique. A differenza degli altri due, questo mi è stato mandato dal marchio. Anche questo l'avevo testato ed anche questo lo rispruzzo giusto per ricordarmi di cosa sa. È indubbiamente un oud andante sul fermentato, sullo stallattico, come piace chiamarlo alla gente. Io lo definisco fermentato, anche se effettivamente i rimandi alla stalla ci sono. Quindi un oud un po' sporco ma anche ambrato, caldo, con sentori di fieno, cavallo un po' in toto, quindi escremento, cavallo e sella in cuoio. Non so, è un po' una maniera simpatica per descriverlo, però è così. Comunque non è per niente off-putting, non è difficile, non è fermentatissimo, non è puzzone, è facilmente indossabile per quanto mi riguarda. Cioè, oddio, facilmente no, però considerando alcune caffonate o profumi al quale siamo abituati al giorno d'oggi, direi che questo ce la si fa tranquillamente. Sapiente utilizzo di spezie, cannella su tutto, secondo me forse anche zenzero. Io sento tanta arancia perché c'è questo accordo di frutta arancione, succosa, ma
un po' fermentata, quindi secondo me ci deve essere arancia rossa in testa, poco niente a livello di fiori, forse un po' di rosa, un po' di frangipani, potenzialmente frangipani o anche osmanto, adesso che ci penso. Sì, forse osmanto, perché gioca, lavora molto bene con l'accordo cuoio tra oud e si aggancia bene anche alla testa di arancia, e poi ovviamente una copiosa quantità di oud, presumo che sia oud Assam, sarà indiano, dunque di nuovo forti sentori ambrati, cuoio un po' fermentatino ma comunque abbastanza domesticato. Io penso che questo possa essere una bellissima introduzione all'oud naturale per la gente che magari cerca un oud andante un po' più sul fermentato, quelli che ricercano inevitabilmente la stalla e magari apprezzano fragranze quali, beh, mi vengono in mente Varanasi di Fushuni, The Moon di Mal, l'Hard Leather di Laurent Mazzone, insomma avete capito, quel genere di oud cuoio lì. Ragazzi, qui avete pane per i vostri denti, penso che questa sarà una fragranza che piacerà molto nonostante sia la più difficile delle tre. Non posso dirvi di andarvela a sentire perché in Italia non ci sono, il sito ufficiale è francese, si trovano anche su altri e-commerce in Europa, il marchio sta cercando di dire la verità anche dei rivenditori in Italia e secondo me è veramente probabile che uno o due o tre negozi in Italia prendano il marchio, perché secondo me ha da dire la sua ed ha il suo spazio nel mondo profumato. Non ho però finito con Katana, perché oltre ad avervi fatto vedere queste tre fragranze di cui due ho acquistato, ne ho presa una terza della linea orientale, che è una collezione separata, non necessariamente completamente naturale, però alcune delle fragranze di quella collezione, di questa della orientale, sono naturali ugualmente, packaging diverso. Vi faccio vedere la presentazione, bellissimo il box esterno con questi disegni dorati, decorazioni arabeggianti, non saprei come chiamarli. Questo qui, come avete potuto vedere dal nome, è Kada e l'ho preso completamente blind perché mi ispirava, mi hanno detto che era un cuoio molto polveroso, abbastanza virile, patchouli, quindi ho detto ma sì, proviamolo. Guardiamo insieme la presentazione anche di questa linea. Questo non è magnetico, si apre così, piccola scrittina nel suo interno. La boccetta è completamente diversa e secondo me è 40 volte più bella. Guardatela qui, guardiamola assieme. Guardate che bellezza. La placchetta, il tappo, cioè guardate com'è particolareggiato questo cavolo di tappo. Colore del succo, ambrato, molto molto bello. Adesso sentiamo questo profumo e voglio barare, qua mi prendo direttamente parfumo, mi voglio guardare le note, dai, perché no? Spritz, spritz, 1, 2, bel erogatore sempre, anche per questi qua. Allora, cuoio sì, ne hai tanto. Guardiamo la piramide, traduttore Mr. Moz, Go Brain. Dunque, Kada, balsami, patchouli, vaniglia, gelsomino, cuoio, mandarino, oud rosa, sandalo, bergamotto, mirra, note polverose, tabacco, frankincenso o olivano. Diciamo che di questa cornucopia di note io ci sento ovviamente il cuoio, per fortuna che è una fragranza cuoiata, perché ne stavo cercando un'altra e questa per ora non sembra deludere minimamente. Che buono, è molto particolare, ecco, questo è un profumo artistico, non è difficile ma è artistico, leggero sottotono animale in fondo, cuoio indubbiamente, un muro di cuoio, le note polverose ci sono e assieme al patchouli fanno questo accordo che una mia amica definirebbe tappeto, Cristina, ciao Cristina, che è un accordo che contraddistingue un po' tante fragranze orientali. Qui non c'è zafferano o aroma chemicals che vogliono ricordarlo, però è comunque polverosino, patchouli, shampoo da stanza chiusa vecchia, legni, resine, agrumi. Mamma mia che buono che è questo Katana, non mi aspettavo una fragranza cattiva. Ma essendo comunque un feticista e amante anche dei naturals e conoscitore già di alcune fragranze della linea naturale di Katana e avendo già sentito anche queste, perché come vi dicevo ho già preso il sample set, niente, sono davvero davvero sorpreso e colpito in maniera positiva di questo Kada. Chissà se si chiama Kada, speriamo. Mi ispira così a me, dovrebbe essere questa la pronuncia. Promosso a pieni voti, cavolo. Complimenti Alp, complimenti Katana. Pensavate che fosse finita qui, vero, con Katana? Assolutamente no, perché anche di questa collezione della orientale il brand mi ha gentilmente omaggiato una fragranza. Sto parlando di Hayal. Guardate il colore di questa fragranza.
Allora, questa, se non erro, dovrebbe essere la release completamente naturale della collezione orientale. E adesso me la spruzzo. Molto buona, dolce. Vi dico già che cosa mi ricorda, però prima la spruzziamo. Andiamo anche di questo con spruzzino. Belli, mi piacciono gli spray, gli erogatori di questi profumi. Allora, questo profumo a me ricorda un po'... Davvero buono, interessante. Molto meglio su carta, oltretutto, che dal flacone. Lo proverò su pelle nei prossimi giorni. Davvero buono su carta anche. Questo profumo a me ha subito ricordato Sanat di Ponsard, che è una fragranza che io poco tempo fa vi ho definito come una delle migliori, se non la migliore, vaniglia floreale. Ok, questa è la scalza? Potenzialmente sì. Allora, è difficile darvi una prima impressione così, sentendola proprio blind, appena spruzzata. Però cavolo che buona anche questa. Questa vaniglia con gelsomino, tiare, molto dolce, molto floreale, molto cremosa e vacanziera. A me sa da vacanze questo profumo, esattamente come anche Sanat di Ponsard. C'è un accordo di marzapane. Non lo so, guardo di nuovo perché sono curioso. Andiamo a vedere subito Hayal. Eccolo qua. Allora, fava tonka ovviamente, ne ha una carrellata. Gelsomino Sambac o Sambac, si direbbe gelsomino Sambac. Fava tonka, appunto, fiori bianchi, vaniglia, ambra e arancio. Arancio sicuramente. Secondo me c'è tanto benzoino, penso che ci sia molto ylang. Che buono questo profumo. È un orientale floreale, leggermente speziato, nuance gourmand, sfumature edibili abbastanza evidenti e molto dolce. Devono piacervi le fragranze dolci, però questo non è un dolce appiccicoso vomitevole, è un dolce naturale ma comunque molto dolce. Buon sto giro, sì, ho finito veramente 5 katana fatti e in generale ho finito anche con questo breve unboxing. Avrei forse dovuto correre in maniera un po' più spedita, ma mi interessava comunque rendere giustizia a tutti i prodotti che ho acquistato, più ai due che mi sono stati omaggiati. Io spero ovviamente che come sempre questo video vi sia piaciuto. Come faccio a capirlo? Mettete il pollice in su, commentate come dei disgraziati. Ah, maledetto Mr. Moz, sei un diavolo tentatore, di cosa sa quello, di cosa sa quell'altro, a me piace questo, a me non piace quell'altro. Scrivetemi, a me piace una vita interagire. E come dico sempre, non mangio vivo nessuno. Trovo stimolante il rapporto che si crea tra un creator e la sua community. E io alla mia ci tengo molto, vi voglio bene. Davvero, eh? Abbiamo quindi finito questo primo unboxing ufficiale nel canale del capitano Mr. Moz. Nel caso ve lo foste persi, vi invito assolutamente ad andare a vedere il mio video sulla selezione di fragranze autunno 2024. Troverete solo chicche, solo cose belle, come questa qui, come Balbaroc di Olentium. Mamma mia, che cos'è questo profumo? Autunno, anche inverno, di questo ne abuserò. Vi farò poi la foto a gennaio, vi farò vedere a gennaio e febbraio come sarò messo con questa boccetta. Va bene, è stato divertente, mi è piaciuto un sacco, spero di farne altri, sicuramente. Non mi resta, come al solito, da fare altro che salutarvi. E vi ricordo sempre di indossare profumi Mr. Moz Approved. Ciao!